Sono sempre stata convinta che nel cinema, come nella vita, tutta la bellezza e la durezza si nascondano nei dettagli. Il modo di fare più che le azioni in sé, lo sguardo più che gli occhi, il sospiro tenuto a lungo più che il pianto a dirotto. Ecco, questa è una frase rilasciata in un'intervista di qualche anno fa da Valentina Pedicini, e Valentina ci ha lasciato qualche giorno fa. Vogliamo partire con questo incontro con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, ricordando Valentina, perché Valentina innanzitutto è stata un'insegnante nell'ambito di questo corso, e Valentina è stata una grande cineasta, ci ha lasciato uno sguardo nei suoi lavori da cui si evince una originalità, una sensibilità. E direi anche una profonda etica, proprio un rigore morale che sono rare nella nostra cinematografia italiana. E invito tutti a recuperare i lavori di Valentina. Sul sito di Replay troverete il suo unico lavoro di finzione, Dove cadono le ombre. E ci faceva piacere che questa 38ª edizione del Torino Film Festival, che in gran parte è al femminile, il direttore ci ha tenuto molto, il direttore Stefano Francadicelle, a comporre una giuria composta interamente di donne. Anche nella sezione concorsuale ci sono tantissime voci al femminile. Mi piace ricordare Sinsignas Particulares, film messicano realizzato in pratica da tutte donne, sia nel cast che nella troupe. E tra l'altro leggevo anche un'altra intervista di Valentina all'Art Tribune, in cui lei lamentava proprio un aspetto, una lacuna del cinema italiano che condivido molto: uno sguardo patriarcale, un maschilismo, un macismo di fondo, che purtroppo effettivamente sono un grande limite della nostra cinematografia, e ancora di più ci mancherà il suo sguardo. E volevo subito coinvolgere Costanza e Piero, che hanno individuato Valentina come docente del corso che vi dicevo, del Centro Sperimentale Cinematografia di Palermo, sezione documentario, e volevo subito che ci dicessero qualcosa. Ma quello che tu hai detto circa, cioè, innanzitutto le parole di Valentina sono parole vive, sono parole vere, di una verità che va ben oltre, diciamo, quello che noi consideriamo la realtà che ci circonda, quello che noi filmiamo, quello che noi amiamo guardare, osservare, perché è una verità che in qualche modo soltanto chi sa guardare, ecco il modo di guardare, chi sa sentire con il corpo, chi sa sentire, chi sa prevedere, diciamo, può dire, ecco. E Valentina era così. Valentina è entrata a scuola l'anno scorso, ha seguito appunto i ragazzi che adesso sono qui con noi, Filippo e Marta nel loro percorso di secondo anno, Giulia e le sue compagne e compagni nel corso di quest'anno come secondo anno. E Valentina è stata una compagna meravigliosa, perché Valentina è stata, scusate, Valentina è stata una compagna meravigliosa per un motivo molto semplice, perché non era tutte quelle cose che dicevi prima, nel senso, con lei abbiamo pensato di fare una scuola che non fosse basata su l'eroe solitario che arriva. La nostra scuola, che abbiamo fortemente voluto a partire da quando ho cominciato a dirigerla, dal 2019, ha cercato il più possibile di raccogliere elementi migliori del cinema documentario italiano, e non solo, elementi migliori, e per migliori intendo quelementi capaci davvero di portare un esempio di come si fa il cinema documentario. Cioè, il cinema documentario inteso come un modo di stare al mondo, come un modo per posizionarsi,
come una gestione delle relazioni e dello stare con gli altri che non sia superomismo. Ecco. Questo abbiamo fatto insieme e questo stavamo costruendo, cosa che è molto rara, perché quando io insegno cinema documentario e insegno cinema da tantissimi anni, ho cominciato prestissimo, nel 2004, per Valentina questi ragazzi erano i primi allievi e so quanta passione si ha, soprattutto all'inizio, quando tutto è da scoprire, tutto è da fare, perché si impara facendolo, anche l'insegnamento, no? Mi permetto di dire che la scuola di Palermo rappresenta un'eccellenza assoluta non solo nell'ambito del documentario, ma tout court, e il vostro sistema è appunto quello di coinvolgere non solo grandissimi professionisti dell'ambito, ma anche quello di come dire, far rivivere appieno questa esperienza che non si limita alla semplice lezione frontale. Ma sì, adesso cerco anche di dirlo meglio. Con Valentina abbiamo condiviso il gusto per la complessità, il gusto per tutto ciò che è anche la scoperta, lo studio, la ricerca. Io anche l'altra volta dicevo, ragazzi, preferisco che leggiate un buon romanzo anziché leggere un libro di cinema, che leggiate e studiate i grandi autori della letteratura, i grandi reporter, tutto ciò che è sostanzialmente che ci apre, ci spalanca lo sguardo sul mondo, che ci permette di interrogarci sul nostro presente, su chi siamo, sul nostro passato. Ecco, non è facilissimo trovare dei compagni di strada in questa avventura, no? Perché il cinema documentario è un cinema che richiede tantissima maturità personale, un mettersi in gioco continuo, un deflagrare con le proprie insicurezze, con le proprie frustrazioni, con i propri limiti, un mettersi continuamente in discussione, e questo spaventa molto. Spaventa i cineasti più maturi, come anche i giovanissimi, ovviamente, non dico i ragazzi, ancor di più a volte, e loro lo sanno quante volte, quante crisi che attraversano, no? E quando questo accade, soprattutto anche per i grandissimi registi, per grandi registi, ecco, allora si creano delle zone d'ombra, dei buchi. Con Valentina tutto questo non c'era. Con Valentina era un continuo mettersi in discussione positivo, propositivo, e devo dire uno scambio intellettuale come pochi. Ecco, la nostra scuola l'anno scorso ha ospitato scrittori, abbiamo studiato la storia, abbiamo cercato di capire, ecco perché l'archivio, adesso parleremo anche dei film d'archivio dei ragazzi e dei laboratori che hanno fatto loro, abbiamo cercato di capire come il racconto non solo del visibile, ma anche, sembra ormai una frase fatta, dell'invisibile, fosse centrale nel cinema documentario. Queste cose sono cose preziosissime, cose importantissime, ecco. E quindi quando trovi qualcuno con cui condividere questo percorso è qualcosa di molto prezioso, molto 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 prezioso. E quindi Valentina Pedicini ci mancherà come insegnante, come regista ci mancherà moltissimo, perché i suoi film sono uno più bello dell'altro, uno più unico dell'altro, ma faremo di tutto per essere, come dire, all'altezza di tutto quello che stiamo costruendo con fatica, perché non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, una scuola, diciamo, ma lo stiamo facendo con tutte le energie che abbiamo, e quindi, diciamo, abbiamo anche fiducia in noi. Questo lo posso dire, scusate l'emozione di prima. No, assolutamente. Piero, volevi aggiungere qualcosa? Magari mi aiuti, che sto un po'... Io Valentina l'ho conosciuta tanti anni fa, e il fatto di ritrovarla in questa scuola è stata per me un'esperienza incredibile, perché la cosa bella che abbiamo fatto con un percorso sempre chiaramente fatto di inciampi, di ostacoli, però era che quella che stavamo e stiamo creando un gruppo di persone, appunto, che vivono il documentario come se fosse una cosa totalizzante, una scelta di vita, una passione più che un lavoro, e con Valentina era bello viverlo, perché con lei la scuola era più osmotica, c'era la possibilità di stare
tutti più vicino, tutti insieme. Insomma, era molto divertente, ora al di là di queste commozioni un po' inutili, che non le farebbero più, anzi, la farebbero ridere. Farebbero incazzare moltissimo perché No, ma anche a ridere, vedo. in giro, no? Anche a ridere. Era un utente, sì. Però appunto era questo, cioè chi fa documentario, se non lo capisce subito, lo capisce dopo, sa che sta facendo una scelta di vita totalizzante, e noi stiamo e stavamo costruendo una famiglia importante, e quindi non ci dimenticheremo di lei, ma soprattutto vorrei che, al di là delle parole di ricordo, che i ragazzi ricordassero tutti i giorni come lei si confrontava, si approcciava alla vita. Io mi porterò dentro veramente tantissimi momenti che ho passato con lei di scambio sincero, fraterno. Insomma, è stato un piacere, perché ti senti veramente utile quando lavori con persone così belle e pensi di fare le rivoluzioni, anche se magari sposti le virgole. Sì, siamo tutti davvero molto emozionati e non nascondiamo che volevamo anche, a un certo punto abbiamo anche pensato se non fosse opportuno rinviare questo incontro, ma ci sembrava giusto innanzitutto omaggiare anche in un certo senso Valentina e dare spazio anche agli allievi, ai ragazzi. Presentiamo un film dei ragazzi che è Africa Bianca, realizzato da Marta Violante e Filippo Foscarini. E anche io, quando ho saputo la notizia da Costanza, anche io da venerdì vivo un turbine di emozioni e ecco, probabilmente non sono stato neanche bravo nel gestire questo incontro oggi, non vi ho neanche introdotto, ha parlato poc'anzi Pierfrancesco Lidoni, che è il tutor del Centro Sperimentale Cinematografia di Palermo e ancora prima Costanza Quadrio, che conoscete tutti, regista, autrice di splendidi lavori e che anche, come raccontava, dal 2019 direttora o direttrice del Centro Sperimentale Cinematografia di Palermo. E sono qui con noi, li vedete già nello schermo, Filippo e Marta, che citavo prima, gli autori di Africa Bianca, e anche Giulia Di Maggio e Marta Basso, che ci parleranno a breve della loro esperienza nella scuola. Ecco, io volevo chiedere una cosa prima di passare anche la parola ai ragazzi. Dicevate prima, emergeva dalle vostre parole un'idea di scuola partecipata, in cui, come dicevamo, avviene un confronto serrato, potremmo dire, tra il regista, il docente e l'allievo che è lì. In questo mi piacerebbe capire. Nella gestione proprio come dire, dell'iter didattico, innanzitutto anche se ci date delle informazioni specifiche rispetto alla durata, rispetto anche proprio alla mera organizzazione della scuola, però mi faceva, ecco, vorrei che emergesse proprio quella che è la filosofia, l'idea che applicate della scuola e che già, ripeto, in parte si poteva capire dalle vostre parole. Beh, l'idea appunto è che tutto ciò che riguarda il reale è importante, tutto ciò che riporta, che restituisce per questi ragazzi la passione del guardarsi intorno è importante. Quindi, come dicevo prima, non soltanto, almeno quello che abbiamo cercato di fare a partire dall'anno scorso, non è soltanto un insegnamento specifico, che chiaramente però quello è necessario, tenendo conto dei tempi lunghi dell'apprendimento, perché il cinema documentario è qualcosa che lavora dentro, che scava dentro, che richiede veramente un grande lavoro anche su di sé, per cui non si può pretendere di avere sempre immediatamente dei risultati.
quindi c'è anche molta pazienza da parte, insomma, anche nostra, che piano piano sappiamo che le cose arrivano nel tempo, no? Quindi oltre a questo c'è anche un'apertura, c'è stato il più possibile un'apertura a quelle che sono, come dicevo prima, anche le arti del guardarsi intorno. Parlo io prima della letteratura perché questo è stato fondativo per noi. E faccio un esempio che può essere pesante, magari è stato anche pesante all'inizio come un macigno, però l'anno scorso abbiamo attraversato lo studio del Novecento e il modo in cui il cinema può reagire, diciamo, alle grandi questioni, quindi l'orrore, l'invisibile. Abbiamo visto Lanzmann, abbiamo invitato Oppenheimer, abbiamo ascoltato attraverso una docente alcune parole di Hannah Arendt, abbiamo cercato il più possibile di restituire un senso di complessità e di dare la possibilità a ciascuno di noi, compresa me, cioè tutti noi, ragazzi, tutto, tutti quanti, dare la possibilità di ragionare in termini di come dire, dire ok, io cerco di ragionare con la mia testa, io sono nel mondo, io appartengo a questo mondo, io troverò il modo di raccontare quello che mi circonda a prescindere dalle strade precostituite, ecco. E quindi in qualche modo ciascuno di loro, poi i ragazzi lo sanno, lo diranno loro, ciascuno è, io spero che questa cosa, insomma, loro la sentano, ma chiaramente non do niente per scontato, si cerca di valorizzare il più possibile quello che loro sentono. Io mi ricordo Filippo, Marta, lo diranno loro, quando io ancora mi ricordo quando ti chiesi, Filippo, a proposito, cosa ti provoca gioia? Parlavamo della gioia, la gioia della scoperta, e lui disse il quaderno di mio nonno, ti ricordi? E da lì poi è partito questo film, appunto, Africa Bianca, che poi è stato seguito da Valentina, e per me è stata una gioia infinita quando Valentina appunto seguiva poi questi ragazzi che avevo iniziato, e questi soggetti, eccetera. E parlare della gioia del fare, la gioia dello scoprire, il desiderio, come scavare nel proprio desiderio, ecco, questo per me è la nostra scuola. Come si scava nel desiderio, come si alimenta il desiderio, come non si devono fare i compiti, ma non perché i compiti non siano importanti, ma perché in qualche modo è soltanto entrando in relazione con le proprie motivazioni che si può affrontare la difficoltà del far cinema, perché non è una passeggiatina usciti fuori dalla scuola, per niente. E questi ragazzi lo vedono subito, perché poi chiaramente no. Quindi questo, adesso senza che mi metto a citare tutti i docenti, no? Ma sì, anche sì, citandoli, cioè il corto, appunto, Valentina ha lavorato in tandem con Luca Ricciardi, un produttore documentario importantissimo, il loro film è stato seguito come montaggio da Saraf Geyer, e poi Giulia ci potrà raccontare chi sono stati i suoi docenti che hanno accompagnato lei insieme a Valentina in questo percorso. Tutte persone che praticano il cinema documentario, che si sporcano le mani tutti i giorni. Piero non lo vedo più in collegamento. Sì. Può darsi che sia andata via momentaneamente la linea, passerei a questo punto. Tu accennavi proprio al corto che viene presentato nell'ambito del Torino Film Festival, in questa sezione Il Cinema e Scuola, che appunto è dedicata alle scuole di cinema nazionali e internazionali, che ha il suo inizio, al suo numero zero qui online, ma ecco, adesso ritorna Piero. Ma senz'altro proseguirà, e stiamo preparando anche un appuntamento nella primavera dal vivo, speriamo anche di invitarvi a Torino per presentare al pubblico dal vero il vostro lavoro. E Africa Bianca parte, è un film molto bello che è piaciuto a tutto il comitato di selezione, che parte proprio da, diceva Costanza, il quaderno di un nonno, di Filippo, quindi di uno dei due autori, e che è un racconto dell'invasione dell'Etiopia nel 1936, l'invasione del regime fascista, di noi italiani colonizzatori, e lo fa però in un modo appunto originale, partendo da questi disegni scolastici realizzati da questo bambino che viveva tutta la propaganda del regime. E il film utilizza
Il film è composto da materiale d'archivio dell'Istituto Luce, splendido materiale d'archivio dell'Istituto Luce, e da anche suoni d'archivio, montati anche con grande sapienza. E mi sembra di vedere nel film, come dire, un rapporto anche stretto con dei film di animazione tratti da graphic novel. Mi sembra di vedere, l'ho ricollegato nel mio immaginario cinematografico, anche un film come Persepolis, ma darei la parola a Filippo e Marta per raccontarci dell'iter di questo film. Ci sentite? Sì. No, niente, Luigi, ti volevo ringraziare, così come voglio ringraziare il Torino Film Festival. Siamo veramente onorati di partecipare con il nostro film al festival. E è un momento in realtà estremamente difficile per poter parlare anche del film. La prima cosa veramente che alla quale tengo molto e che voglio sottolineare, sono un po' emozionato, è che è vero, sì, io e Marta siamo gli autori del film, però in realtà gli autori del film sono tantissime persone, che, inclusa Valentina, che ci hanno seguito l'anno scorso, dall'immersione della storia alla fase di scrittura e di preparazione del dossier, e per poi parlare appunto anche degli archivi, l'Istituto Luce, la Discoteca di Stato, ovviamente il quaderno di mio nonno, che diciamo è la luce che ha aperto insomma la strada per questo piccolo lavoro, ecco. Però ci tengo, ecco, a sottolineare il fatto che in realtà noi due siamo una parte del lavoro che è stato fatto, perché ci sono moltissime persone che veramente hanno collaborato, e Valentina è sicuramente una delle primissime, perché Valentina ci ha comunicato dai primi giorni una passione nei confronti del progetto nostro, ma anche nei confronti del progetto degli altri nostri compagni, e con un'energia ed una sincerità che abbiamo veramente incontrato raramente durante questo percorso. E quindi ecco, il film è anche di Valentina, ci tengo molto a sottolineare questo, e di tutti coloro che hanno partecipato in qualche modo. Per quanto riguarda la questione relativa ai graphic novel, sono sincero, io non sono un appassionato, sono più appassionato di letteratura, cioè adoro di più la pagina scritta priva di immagini, diciamo così. Però diciamo, mi fa molto piacere. E, diciamo, noi siamo partiti appunto da questo quaderno, che poi ci ha dato, e poi da lì abbiamo avuto la possibilità di aprirci anche verso una ricerca di archivio più ampia, e abbiamo sempre pensato all'archivio già dall'inizio, confrontandoci anche con Sara, insomma con più persone, non come soltanto uno spazio fisico o virtuale che conserva e classifica oggetti, ma piuttosto come uno spazio vivo che in qualche modo rileva una memoria collettiva o anche individuale, insomma. Uno spazio del ricordo, che però è uno spazio di ricordo vivo. E è anche uno spazio dove emerge anche il modo che appunto o un singolo individuo o una comunità intera ha di autorappresentarsi. Ed Africa Bianca nasce anche un po' da questo istinto di ricerca, e devo dire che mi fa molto piacere essere partito dall'idea di un banco di scuola, perché tra l'altro il tema del colonialismo è un tema che io personalmente, durante il mio percorso formativo dalle elementari alle medie alle superiori, non ho minimamente affrontato, o ho affrontato soltanto in parte durante il quinto anno di liceo, perché c'era un piccolo trafiletto dedicato al colonialismo italiano in Africa all'interno di un manuale di storia, e penso che sia appunto quello del colonialismo sia un tema che si debba affrontare in Italia, soprattutto a differenza di altri paesi dove invece ci sono state fatte elaborazioni maggiori, diciamo. E quindi un po' appunto il film nasce da questo innamoramento nei confronti del quaderno, di questo piccolo oggetto, che naturalmente porta anche a un legame di tipo affettivo, perché comunque
sono le pagine che sono state scritte da mio nonno quando aveva 10 anni, per cui c'è anche l'emozione di vedere insomma le sue parole e i suoi tratti dipinti sul quaderno. E mio nonno è morto quando io avevo 10 anni, quindi l'ho conosciuto poco. E dall'altro, appunto, c'era anche questa dimensione più legata a un'urgenza di tipo anche storica, se vogliamo, nel senso ci interessava far emergere questa questione del colonialismo con uno sguardo però che non fosse, diciamo così, abbiamo cercato di trovare uno sguardo emico, una prospettiva interna alla storia, e da lì è nata l'idea di far vivere il viaggio della conquista in Africa orientale a partire dai banchi di scuola. Sì, la sensazione è proprio quella di un archivio che... E riguardo, no, dicevo soltanto questo, ti lascio subito la parola, Marta, proprio di un archivio che prende vita. Davvero si ha la sensazione del vedere, non solo per interventi di animazione, ma proprio per come questo lavoro è stato elaborato e rielaborato attraverso il materiale d'archivio. E Marta, ed è molto corretto anche il discorso sul passato coloniale con il quale il nostro paese effettivamente non ha ancora fatto i conti. Marta, non volevo interromperti. No, figurati. No, volevo aggiungere proprio una cosa nella stessa tua direzione, cioè riguardo a questo dar vita all'archivio. E volevo dire di come sia stato per me emozionante e una scoperta, diciamo, lavorare poi direttamente con il quaderno del nonno di Filippo. E che anche a me questa cosa dei graphic novel mi fa molto piacere, ma diciamo non siamo partiti da lì, ma siamo partiti piuttosto dal cercare di studiare questo quaderno, e all'inizio non era chiaro come si sarebbe inserito nel film, e è stato invece un piacere enorme proprio cercare di ripercorrere proprio i tratti dei disegni di questo bambino. È stato un po' come un pochino rivivere quello che lui aveva vissuto, e quindi i disegni sono nati in questo modo proprio un lavoro di ricopiare una cosa creata tanti anni fa con la maggior cura e amore possibile, anche diciamo per cercare in questi dettagli di comprendere un po' di più che cosa possa aver vissuto adesso in concreto questo bambino, ma insomma la generazione dei nostri nonni. E quindi e poi le animazioni, diciamo, abbiamo cercato di, insomma, ci siamo ispirati alle animazioni del Luce degli anni 30, di quasi 10 anni fa, e così è stato il lavoro. Piero, volevo coinvolgerti, tu sei, come dicevo prima, il tutor del Centro Sperimentale di Palermo, e volevo sapere, ma avete lavorato molto quest'anno con materiale d'archivio, non a caso immagino, in quest'anno in cui abbiamo vissuto questa pandemia, e quindi volevo chiederti proprio questo, quali sono state le scelte operate, anche gioco forza operate in questo anno di didattica, e più in generale qual è un po', dicevo prima, il vostro disegno, anche proprio dei dati dal punto di vista organizzativo, così, del vostro corso? Ovviamente, un po' come a tutti, la pandemia ci ha inizialmente un po' spiazzato, ma solamente per qualche giorno, no? Perché poi in realtà avevamo in cantiere così tanti ingredienti, mi verrebbe da dire, che in 448 siamo riusciti, diciamo, a riorganizzare una didattica parallela, e per cui, per esempio,
abbiamo utilizzato questa convenzione che avevamo fatto lo scorso anno con l'AMOD, l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, e insieme a Valentina, un'altra nostra collega molto brava, fra l'altro esperta d'archivio, che si chiama Giulia Cosentino, ovviamente a Costanza, abbiamo messo in piedi questo laboratorio d'archivio che in qualche modo si ispirava a quello che già la Mod fa con il premio Zavattini, ovvero con il riuso creativo del materiale d'archivio. Discorso diverso per i ragazzi del primo e del terzo anno, perché i ragazzi del terzo anno ovviamente si sono trovati dovendo fare anche un saggio di diploma, ovvero dovendo preparare in qualche modo il loro film, che in qualche modo potesse fungere un po' da bigliettino da visita per entrare nel mondo della professione del documentarista. Sono stato molto tempo a lavorare all'idea dei loro film a casa. Qualcuno l'ha fatta con molta attenzione, altri proprio si rifiutavano di accettare il fatto che il mondo fosse finito in questo strano evento mondiale che ci ha fermato tutti. E però poi, diciamo, appena è cominciata la fase 2, hanno tutti cominciato a tornare per strada e a lavorare ai loro film. Mentre con i ragazzi di primo anno, loro erano entrati a scuola a gennaio, quindi da pochissimo tempo avevano fatto già delle lezioni importanti di storia del cinema documentario. Avevano avuto Marco Bertozzi la seconda settimana di scuola, che gli ha fatto subito vivere questo corpo a corpo con il cinema con la C maiuscola. E poi ancora avevano lavorato con Leonardo Di Costanzo, facendo, diciamo, un laboratorio immersivo su ciò che potesse significare anche il lavoro del documentarista, per cui lavorando moltissimo sulla relazione, sulla ricerca dell'altro da sé, su come muoversi all'interno di spazi con degli esercizi molto serrati. E invece poi con Costanza ci siamo ritrovati a immaginare questo contenitore che non sapevamo neanche cosa fosse bene all'inizio. È stato all'inizio quasi un laboratorio di autocoscienza, no? In cui eravamo lì a provare di capire cosa stesse accadendo, e mano a mano, mentre i ragazzi si filmavano da casa loro, c'era anche l'emozione, perché è una scuola che ti regala molte emozioni. Ora, al di là di tutto, perché tutti si mettono in gioco, molto di quel che hanno. Ci siamo ritrovati a ragionare su questo tempo pandemico, che poi è diventato una sorta appunto di archivio del presente, mentre Valentina praticamente nello schermo accanto lavorava insieme a Giulia Di Maggio e ai suoi 11 compagni a questo laboratorio di riuso creativo del materiale d'archivio, mentre i compagni facevano anche un laboratorio molto interessante di racconto delle loro abitazioni con Carola Susani, che è una scrittrice molto brava di reportage, e loro raccontavano in maniera reportaggistica la loro casa, il loro ambiente. E i ragazzi invece di primo anno lavoravano con Andrea Pomella, con uno scrittore che gli ha fatto un corso, un laboratorio sull'autobiografia, a raccontare se stessi, a fare proprio immersione dei ricordi. Quindi è stato un anno, diciamo, diverso sicuramente, perché non l'avevamo pensato. Poi Costanza ha questa, diciamo, difetto, lo dico tra virgolette, di programmare con molto anticipo, per cui avevamo apparecchiato questa tavola che a un certo punto abbiamo dovuto proprio cambiare i piatti all'improvviso, ed è stato bello perché ce l'abbiamo fatta. Anzi, secondo me abbiamo imparato moltissime cose. Però ecco, prima di dare la parola a Marta e a Giulia, volevo chiedere a Costanza, prima Costanza parlava di scavare nel desiderio. In questo caso avete scavato anche all'interno di un archivio, no?
siete riusciti attraverso proprio l'archivio, l'utilizzo di un archivio, la creazione di un archivio del presente a, come dire, ritrovare, riuscire a costruire delle narrazioni. Ecco, diceva Piero anche nel primo anno la riflessione sull'autobiografia, delle appunto riflessioni che sono arrivate poi a delle progettualità importanti che state realizzando e che avete realizzato. Beh, che stiamo realizzando, poi Marco ci racconterà nel dettaglio. Si tratta di questo film collettivo che diceva appunto Piero, che veramente in 448 abbiamo rivoluzionato il programma. È un po' quello che ti dicevo prima al telefono, quando dicevo un po' quando gli attori improvvisano è perché conoscono molto bene il personaggio in qualche modo, no? E allora è vero che abbiamo programmato il 2020 molto in anticipo, perché cerchiamo il più possibile di non lasciare buchi mai, perché poi i nostri docenti sono persone che lavorano, quindi insomma c'è sempre uno scambio, a volte chi sta sul set, devi fare tutta una programmazione molto complessa. Però è vero anche che proprio perché sapevamo dove dobbiamo andare, che siamo riusciti a cambiare le carte in così poco tempo, almeno il più possibile. Ricordo che oltre ad Andrea Comella, per esempio, i ragazzi di primo anno hanno conosciuto Benedetta Tobaggi, che lavora nella dialettica, diciamo, del trauma privato con il trauma collettivo. Quindi non è un caso che alla fine le cose tornano tutte. Cioè la questione dell'immaginario, di come si costruisce l'immaginario, è fondativo in una scuola di cinema. Io prima, diciamo così, un po' nell'emozione, ho detto molto poco. Ma questo volevo dire, e infatti con Valentina questa cosa la consideravamo fondamentale, anche lei lo capiva molto bene, no? Interrogarsi sull'immaginario. E allora quello che abbiamo cercato di fare in questo tempo di pandemia, subito, nel momento in cui ci siamo ritrovati chiusi in casa, è: ok, noi stiamo vivendo un momento storico che ci impone di essere in qualche modo partecipi, se non vogliamo subirlo, questo nostro presente, di capire, di interrogarci, di farci domande, di chiedere. E allora, da un lato sì, il laboratorio del riuso del materiale di archivio per il secondo anno, si trattava per loro di sperimentare quello che ciascuno di noi ha poi sperimentato nella propria carriera, cioè di lavorare con gli archivi, di giocare, di reinventare, proprio perché ci piace, no? Farlo. Il modello del premio Zavattini è stato, diciamo, come dire, preso a prestito questo modello, bla bla. Dall'altro lato, la cosa su cui abbiamo puntato moltissimo con i ragazzi appunto di primo anno, e poi insomma lasciamo la parola a loro, perché è giusto che loro dicano quello che provano anche rispetto a questa esperienza, è stato quello di chiederci continuamente come far dialogare il privato col pubblico, il collettivo col singolo, con l'individuo, perché chiusi in casa la grande sfida era di trovare delle chiavi narrative per poter raccontare il proprio tempo. Che chiavi narrative trovo? Che narrazione faccio? Narro il mio ombelico? No, come questo mio ombelico si mette in relazione con la sfera pubblica? Come si costruisce un immaginario in questo momento? Questo grande archivio del presente, questo magma gigantesco di immagini che ci sovrasta. Abbiamo avuto anche l'opportunità di avere un'intera settimana Pietro Montani con noi, che ci ha aiutato a ragionare e riflettere su alcune questioni. Ecco, tutto questo è stato possibile grazie al fatto che fossimo chiusi in casa. Adesso, se tutto va bene, l'anno prossimo avremo un film collettivo, cioè un lungometraggio che racconta un anno e mezzo di storia di questo nostro paese dal punto di vista di giovani ragazzi che imparano a fare il cinema e che si scontrano col fatto che il cinema e la vita necessariamente sono intrecciati quando fai questo tipo di esperienza. Sono indissolubilmente legati, non si possono scindere. Ecco, questo lo abbiamo fatto insieme con i ragazzi, con call che duravano anche 6 ore, 7 ore. E insomma, è un'esperienza. Avete scavato, ecco, rispetto al verbo che utilizzavi prima. E sì. So che Marta in particolare sta lavorando a questo progetto di cui ci avete parlato, di Archivio del Presente, di questo film collettivo della scuola, e in particolare sul tema dell'immaginario pubblico ai tempi della
pandemia. Sì, diciamo che il mio sguardo si è volto più sulle finestre che davano sul mondo esterno, che poteva essere guardare un po' cosa succedeva nei balconi altrui o la finestra del mio cellulare o del mio computer. E quindi inevitabilmente questa cascata di scene, immagini che ogni giorno un po' tutti, bene o male, incontravano aprendo qualsiasi social o banalmente il telegiornale, di come anche questo stesse iniziando a sedimentarsi pian piano col passare del tempo e inevitabilmente a cambiare anche la nostra percezione della realtà, soprattutto non avendo la possibilità di fare esperienza attiva nel mondo esterno. E quindi il mio tentativo alla fine è stato di cercare di indagare, interrogare questo nuovo archivio contemporaneo in continuo mutamento, sedimentazione, rimodulazione, e cercare di anche porlo in maniera aperta anche possibilmente all'altro, a un possibile spettatore, per dare anche la possibilità di rivedersi e rielaborarlo, anche soffermandosi magari di più su alcune cose che nella moltitudine di eventi sono passate e magari non c'è stato dato neanche troppo il tempo per insomma scavarci un po' dentro e lavorarle, eccetera. Qui questa è stata un po' il mio approccio sul mondo esterno. C'è chi ha lavorato più su se stesso, sulle proprie esperienze, ma penso sia stato dettato molto da come ognuno ha vissuto il periodo anche più difficile di clausura, eccetera, per cui penso che emerga anche questo, cioè al di là dei linguaggi e delle riflessioni emerge molto una parte inevitabilmente personale di come sia stata vissuto questo periodo storico, quindi tutte le storie con la S minuscola che un po' emergono da tante scelte fatte consciamente o inconsciamente. Sì, siamo curiosi, sono davvero personalmente molto curioso di vedere questo film e questa commistione, come dicevi, proprio tra sfere private e poi immaginario pubblico della pandemia. E anche qui condivido molto la riflessione che facevi, non abbiamo neanche avuto tempo che si sedimentassero certe immagini dentro di noi, ma insomma siamo così travolti, no? Da quello che stiamo vivendo anche dal punto di vista mediatico, anzi probabilmente soprattutto dal punto di vista mediatico. E anche con Giulia c'è stata, appunto, con Giulia Di Maggio c'è stato un lavoro d'archivio, però in questo caso un lavoro d'archivio che è partito da due archivi storici, ne parlava anche prima Piero, quello dell'archivio del Movimento Operaio, dell'AMOD, e quello dell'Istituto Luce. E Giulia, com'è stata questa esperienza immersiva negli archivi, e appunto più in generale, se questa annata così un po' particolare in un certo senso non abbia potuto rappresentare anche un'opportunità di forse scoprire delle cose che altrimenti non avresti avuto modo di incontrare e di trovare nel vostro percorso formativo. Sì, Luigi, hai detto bene, è stata una grande opportunità in realtà. È nata un po' come una forzatura dei tempi, a volte sofferta, lì per lì comunque eravamo tutti molto, come qualsiasi cineasta al mondo, in difficoltà rispetto all'idea che stessimo perdendo il secondo anno a casa, no? Cioè questa era un po' la prima emozione. E il laboratorio d'archivio invece è stata una grandissima scoperta. Io personalmente sono felice che ci sia capitato l'occasione di venire a contatto con l'archivio, con il genere film d'archivio. Oltre al fatto che è stato entusiasmante il modo in cui siamo stati seguiti, abbiamo avuto degli insegnanti straordinari.
In primis Valentina Pedicini è stata un'occasione di vita conoscerla. La cosa paradossale, tra l'altro, che è successa al nostro anno è che noi non l'abbiamo mai avuta di presenza, cioè noi non abbiamo costruito un rapporto con Valentina di presenza, perché tutto il nostro secondo anno è stato online, quindi noi abbiamo conosciuto, ci siamo innamorati di Vale online. È incredibile, no? Una di quelle novità di questo periodo storico. È nulla, insomma, Valentina non è stato solo un laboratorio d'archivio, insomma, è stato molto, molto altro, perché è stata una questione di un percorso di riflessione sui film, sul cinema in generale. In primis perché per raccontare un aneddoto del primo, diciamo, primi momenti di contatto con l'archivio, abbiamo dovuto scrivere dei soggetti che erano ancora orientativi sui film che volevamo fare a base di archivio. E appena li abbiamo consegnati, Valentina ci ha fatto il primo incontro. Ha fatto non so se si può dire, una cazziata tremenda, tremenda, perché diceva che non aveva visto il cinema in quello che scrivevamo, non aveva visto immagini, aveva detto tutte bellissime spiegazioni, tutte bellissime riflessioni, ma di che stiamo parlando? Volete fare un corso di letteratura o di filosofia o stiamo parlando di cinema? E insomma, questa è solo una delle tante perle che ci ha regalato. Potrei stare a parlare per ore, però a proposito del lavoro d'archivio, io personalmente facevo parte di quelle che avevano scritto i trattati filosofici nel dossier, perché il mio tema era ed è un tema a me caro, che ho scoperto anche attraverso la scuola, di avere questo tema fisso in testa, ed è la memoria. E quindi il mio film aveva perfettamente senso, cioè era veramente perfetto che capitasse con un lavoro d'archivio, cioè con mettere le mani in pasta in mezzo a delle immagini che erano già potenzialmente, dal mio punto di vista, dei ricordi. Bene, no, molto interessante. E, tra l'altro, rispetto al discorso che facevamo, che è emerso in questa nostra chiacchierata, quello di interrogarsi sul presente, ecco, io credo che davvero forse delle poche doti che certamente deve avere un documentarista è quella di interrogarsi su quello che gli sta attorno, sul momento che sta vivendo. E, il fatto che la scuola, Costanza, Piero, siano riusciti a strutturare un tipo di didattica diverso che è riuscito a rispondere a delle esigenze legate al contesto storico che tutti noi stiamo vivendo, è una cosa non banale, dice tanto sulle qualità progettuali di questa scuola di Palermo. E, ecco, Costanza, diciamo che cosa avete in serbo per noi? Dicevi di questi film sul materiale d'archivio, nella speranza ovviamente, come ci accennavi, che poi nella prossima primavera saremo usciti da questo incubo e sarà possibile comunque anche girare dal vero. Beh, abbiamo in serbo innanzitutto questi film che stanno producendo i ragazzi Filippo, Marta, con il loro compagno Federico, stanno facendo un film di diploma e tanti altri, ci sono altri film di diploma in cantiere. Ci sono i film che faranno i ragazzi di secondo, il vostro film collettivo, più i film che faranno, si spera, entro luglio. Insomma, c'è una bella produzione in corso. Rispetto alla questione, mi ha fatto piacere sentire tra le parole di Giulia questa cosa, quando ha detto un tema a me caro, il tema della memoria, che forse l'ho capito anche attraverso la scuola. Ecco, io penso che una scuola serva a questo, serva a tirar fuori
dai ragazzi il meglio possibile, cioè è anche una messa a fuoco di qualcosa che all'inizio non può che essere caotico, a meno che non sei un vecchio saggio, e che a volte continua a essere caotico per tanti anni ancora, non è che il caos, voglio dire, è il minimo per chi comincia. Ecco, cominciare a mettere a fuoco, una scuola serve a questo. Quando prima parlavamo di rapporto tra storia grande e storie piccole, lo diceva Marta, voglio ricordare che uno dei primi incontri che siamo riusciti a fare l'anno scorso a scuola, quando mi sono insediata, è stato con l'archivio di Pieve Santo Stefano, con il quale tra l'altro sto, e non mi vergogno a dirlo, sto progettando una cosa molto importante per la scuola, che se tutto va bene, quando finirà questo benedetto tempo, ci si rimetterà di nuovo le mani sopra, un progetto meraviglioso. Anzi, lo dico a gran voce, così almeno si concretizza. Cioè, ecco, cioè interrogarsi sul presente significa avere la possibilità sempre di costruire attraverso tutto quello che ci circonda, attraverso tutto quello che ci circonda, una propria relazione con il mondo, che poi cambia in continuazione, perché il cinema, la cosa bella del cinema è la libertà, il fatto che si possono fare tanti film, non esiste. Io per esempio sono una che ha sempre, cioè io parlo di documentarismo, cioè Cecilia Mangini, se tu non le dici documentarista si offende, perché per lei la parola sacra è la parola documentarista. Io in parte la penso così, ma anche no, nel senso, per me il cinema è tutto. I linguaggi si mescolano, il documentario sì, ma anche no, cioè è tutto insieme, e sai che parlo da una persona appassionata del reale, ma anche dello studio del reale, che può portare a forma di cinema completamente diversa. Valentina, questa per esempio è una delle cose che io condividevo molto con Val, questa cosa qua, questo godimento della ricerca. Il godere dello studio, il godere del cercare, il godere dell'approfondimento. Ecco, cioè fare cinema documentario è anche questo, nonostante le difficoltà. È chiaro che è, prima di tutto, è sporcarsi le mani, andare in giro, cioè nessuno dice che il cinema lo fai da casa, però in tempo di pandemia si dimostra che il cinema si può fare da casa. Ma il cinema si può fare con un telefonino, lo puoi fare da casa, lo puoi fare persino a occhi chiusi, e ce l'ha insegnato Jarman. Cioè, l'importante è aver qualcosa da dire. No, ed è vero anche che queste così schematizzazioni, queste divisioni che noi facciamo tra cinema di finzione e film documentario, sempre più stanno proprio perdendo probabilmente di valore, ma si può parlare di cinema tout court, e senza alcuna distinzione, e poi trovare la forma cinematografica più adatta a quel tipo di storia. Rispetto al documentario, Piero, in una chiacchierata telefonica dicevamo proprio come il documentario, probabilmente rispetto al genere di finzione, riesca a creare didatticamente, almeno didatticamente, ma non solo didatticamente, probabilmente un mondo in cui il confronto è più vivace di quanto non avvenga nel cinema mainstream, nel cinema di finzione, insomma, in cui, ecco, a proposito del termine interrogarsi, ci si interroga di più e insieme? Dico, è un po', assolutamente sì, è un po' anche il ripetere il cinema della vita, nel senso che poi anche durante il percorso che i ragazzi fanno, che è un percorso di 3 anni, che sembra un tempo infinito, in realtà è un tempo anche breve da alcuni punti di vista. I ragazzi devono imparare sulla loro pelle cosa significa fare il documentarista, per cui cosa significa scrivere, cosa significa entrare in relazione con l'altro, cosa significa montare, cosa significa appunto interrogare il presente, ricercare. È un lavoro complessissimo, e chiaramente questa cosa qui può avvenire solamente se si riesce a trovare un proprio posizionamento, ma anche se si riesce a capire che
questo lavoro è fatto di moltissimo tempo dedicato all'ascolto dell'altro, ma anche solamente all'aspettare, perché in questo lavoro si aspetta, a volte come si aspetta una fermata dell'autobus, ma in maniera anche un po' più attiva, non è solamente uno stare lì in attesa che passi qualcosa davanti a te, è anche capire che le cose non sempre arrivano nel momento che ci si immagina, no? Bisogna anche cercarle, trovare delle strategie. È un lavoro complessissimo, è molto bello. E questo noi cerchiamo di fare. Non è facilissimo, ovviamente non è un lavoro intuitivo. Certamente quello che cerchiamo di fare noi, Costanza lo dice spesso e io condivido appieno quello che dice, è cercare di dare una posizione, una postura ai ragazzi, ma una postura rispetto a come appunto ci si guarda intorno, come Cercare che fare le ognuno trovi, domande. scusami, che ognuno Sì, trovi la prego. propria postura. Cioè che ognuno trovi la propria posizione. Certo. Che questo è importante. Il problema è anche quello del lessico che condividiamo, no? Cioè, scusami, non ti volevo interrompere, però No, ci vabbè, ma tanto cioè, un po' il senso è quello, sì. E chiaramente, certo, noi lavoriamo tantissimo con i ragazzi, ma proprio tantissimo con i ragazzi anche per cercare di capire cosa loro vogliono, ma cosa hanno ancora di profondo dentro di loro che ancora non è emerso. emerso. Ed è un lavoro interessantissimo, molto faticoso, ma anche molto, molto utile, che chiaramente noi vogliamo formare i registi di domani, cioè vogliamo creare una scuola che possa veramente contribuire ad arricchire il mondo culturale di questo paese, che possa contribuire ad arricchire il dibattito culturale di questo paese, ma ci teniamo tantissimo perché siamo una piccola riserva indiana in Sicilia, ma sono assolutamente convinto che negli anni è già un po' lo è. I ragazzi di questa scuola faranno strada e diventeranno un poco la colonna vertebrale del cinema documentario e credo anche non solo del cinema documentario di questo paese, insomma. Sì, deve essere così. Io credo che sia giusto avere un'ambizione anche così alta. Una piccola dimostrazione è anche il fatto che questo lavoro Africa Bianca di Filippo e Marta viene presentato all'interno di questo festival ed effettivamente è giusto ambire a realizzare e a far realizzare dei lavori e delle persone capaci di incidere nel panorama culturale, cinematografico, intellettuale. Quindi non è un'ambizione da poco, ma è giusto averla, è giusto che una scuola abbia questo obiettivo. Ebbene, non so se qualcuno ha qualcos'altro da aggiungere, altrimenti io ci tengo a dire una cosa. Con il direttore Stefano Franciadicelle si è scelto di dedicare questa edizione, che dicevo all'inizio nell'introduzione, un'edizione di Torino molto al femminile, dedicarla anche a Valentina. E il direttore sta pensando un omaggio che avverrà nei prossimi giorni, verrà comunicato sulle tutte le piattaforme ufficiali del Torino Film Festival, un omaggio proprio a Valentina Pedicini, alla sua figura e al suo cinema. E io vi ringrazio davvero di cuore. E in bocca al lupo, sperando di potervi vedere presto a Palermo dal vivo. E in bocca al lupo alla vostra scuola e grazie davvero. Ti Grazie. aspettiamo.